Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale dell'Otaku dello Svapo. Allora, oggi per voi VT Inbox V3, ragazzi, finalmente è arrivata una box col DNA. Finalmente mi sono deliziato di un altro DNA, perché come sapete ne ho un'altra che è la Wismac DNA 200 bronzo. Finalmente un altro DNA in casa mia e anche molto 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 bella, ragazzi, perché guardatela, cioè è elegante come poche e non ho assolutamente altre parole per descriverla se non stupenda. E non è tutto qua, ragazzi, perché oltre al fattore estetico, che è veramente una bomba, cioè a parere mio è veramente bellissima, con questa configurazione qua, ragazzi, veramente spacca, anche con lo speed mini sopra, l'anellino estetico di adesso non ricordo, ma ve ne parlerò quando vi parlerò del, quando vi farò la recensione del mini, che ragazzi non vi aspettate chissà che cosa perché non è distante dall'Evo. Ad ogni modo vi parlerò di questo quasi più per l'anellino estetico, per citarlo in qualche modo, perché non posso fare un video sull'anellino estetico, non avrebbe senso. Ad ogni modo, ragazzi, non perdiamoci, oggi è il video della box. Come dicevo prima, non è solo estetica, perché al suo interno si cela un DNA 75, ragazzi, bestiale. È stato amore a prima vista e amore a prima svapata, ma adesso basta parlare, bando alle ciance e andiamo a vederla da vicino. Ed eccoci ragazzi davanti al packaging che ci arriva a casa, VT Inbox Squonk Mod. Qua c'è scritto VT Inbox Mod V3, batch numero 2. Qua penso sia il colore, questo simbolo qua. Girando la scatola un codice a barre, girando di qua il loro marchio Akyoiji Cigar. Girando ancora niente, girando di nuovo il loro marchio. Girando sotto abbiamo VT Inbox, le specifiche per il contenuto della scatola. Il chipset Evolve DNA 75 è contenuto all'interno della box. Il massimo wattaggio che va da 1 a 75 watt, il controllo della temperatura, i vari marchi, il loro sito, scratch and check per l'originalità del prodotto. Giriamo la scatola e iniziamo a vederne il contenuto. Aprendo la scatola troviamo questa confezione simpatica con scritto VT Inbox Squonk Mod. Tiriamo fuori, abbiamo un bigliettino loro che vi leggerete, la carta di garanzia e il manuale utente, purtroppo ragazzi solo in inglese. Qui il contenuto della scatola, nel mio caso come vedete la mia scatola doveva avere anche l'atomizzatore, ma l'hanno tolto perché ho comprato solo la box, ero interessato solo a quella, anche perché sapevo già l'uso che ne sarei andato a fare. Dunque, qua ci dice che il kit contiene una VT Inbox, un maze RDA, ma comunque no perché me l'hanno tolto, un cavo USB, un boccino Squonk, il manuale, la carta garanzia e un box regalo, mettiamola così. Qui ci sono i dettagli della VT Inbox su una tabella, qua le varie protezioni della temperatura, girando pagina ci sono delle istruzioni sul controllo della temperatura, dove possiamo impostarci una volta inoltrati nel controllo della temperatura stesso il preheat, e una tabella dell'output dei vari wattaggi in base ai settaggi che voi poi li montate sopra. Girando pagina finisce di parlarvi appunto del controllo della temperatura e poi si inizia con le funzioni principali. Qua vi spiega che quando mettete su un nuovo atomizzatore dovete dargli che l'acqua è nuova premendo il tasto su, altrimenti se è sempre lo stesso atomizzatore o sempre la stessa resistenza gli date il pulsante giù, il pulsante no. Locker mode, che praticamente premendo 5 volte il tasto fire una box analoga si spegne, invece questa va in lock mode, cioè non potete né premere fire nessun altro tasto. Poi c'è la classica stealth mode, che è la modalità di svapaggio invisibile. A questa si accede quando il dispositivo è bloccato e teniamo premuti insieme pulsante fire e tasto giù insieme. Facendo questa combinazione di tasti si attiverà la stealth mode, che è appunto la svapata senza mostrare nulla a schermo. Sotto abbiamo il power lock mode, cioè potete svapare ma non potete accidentalmente modificare il wattaggio. Per attivare questa modalità vi basterà tenere premuto i tasti su e giù per 2 secondi. Girando pagina dei vari preset già impostati, per accederci quando il tasto più e meno del dispositivo saranno bloccati basterà premere più e meno per 0,7 secondi e passerete al preset mode, che sarebbero i profili di base che ha impostato il circuito, che voi poi andrete a cambiare a seconda di quello che vi va meglio. Sotto vi spiega per bloccare la resistenza, praticamente quando il vostro dispositivo sarà bloccato e tenete premuto il tasto fire e il bottone su per 2 secondi e bloccherete la
resistenza. Sotto, da dispositivo bloccato, tenete premuti i pulsanti su e giù per 2 secondi e il dispositivo si aggiusterà alla massima temperatura da solo. Per salvare il nuovo settaggio della temperatura ed uscire, bisogna premere il tasto Fire. Qua vi spiega i vari profili che ci sono, ce ne sono 8 come su ogni DNA, dove voi potrete andare a personalizzarli come meglio credete, col vostro materiale, con tutto quanto. Cosa, ragazzi, che io non mi sono, come dico sempre, mai addentrato, che comunque è interessante, ma ragazzi manca appunto il tempo per approfondire, anche perché comunque io mi trovo da Dio a svappare in watt normali o massimo in volt. Girando pagina, un po' di specifiche: questo è l'atomizzatore che dovrebbe esserci sopra, lo sportellino magnetico, nel mio caso è in legno ma non saprei neanche che tipo di materiale è, comunque molto molto bello. Pulsante Fire, questi sono i LED, il display, tasto più, tasto meno, la presa per la ricarica USB e si intravede il boccino. Qui vi dà le dimensioni della box, vi dice che tiene celle 18650 e qua vi fa vedere un po' l'atomizzatore, che io non ho. Se voi avete comprato il kit completo, guardate anche questo e come funziona praticamente lo squonk all'interno comunque di questo, ma di qualsiasi atomizzatore. Vi dirà ovviamente che per farla sconcare bisognerà premere il boccino che si intravede dall'esterno. Girando pagina, vari messaggi di errore, quindi ovviamente questo vi lascerà capire che la box ha tutte le protezioni del caso. Girando vi dirà che potete modificare ovviamente come ogni DNA il vostro circuito su Scribe, potete farci praticamente quello che volete. Praticamente il manuale utente era questo, ragazzi, era in inglese, ho cercato di spiegarvelo il meglio possibile. Ad ogni modo, adesso vi faccio vedere praticamente tutte le funzioni. Poi, procedendo col packaging, abbiamo quest'altra scatola che contiene un altro boccino più duro, che a me piace molto di più dell'altro, e il cavo USB, micro USB per la ricarica. Era uscito anche questo, che è il tubicino che andrà inserito all'interno di questa boccetta per far sì appunto che lo squonk funzioni. Ultima cosa è la box, che ci arriva in questo sacchetto vellutato, molto molto carino, e molto carina anche la box, ragazzi, guardate che roba, è veramente veramente elegante, molto bella, mi piace tantissimo, è un po' moderno, un po' retro, secondo me ci sta, è veramente una box bellina, acquista tanti punti con un circuito del genere. Andiamo ad aprire lo sportello e vediamo qui il suo boccino. Qua il vano per la batteria 18650, che adesso vado a mettere, vedete qua c'è il meno, qua c'è il più, voi fate altro che andarla a spingere contro il positivo perché è fluttante, ed ecco qui la batteria inserita. In questo modo avete inserito la batteria. Se volete toglierla senza troppa fatica, togliete l'altro sportellino e la vedete qua, basterà spingere e la batteria verrà via facilmente. Ad ogni modo rimettiamola in questo modo, rimetto lo sportellino e andiamo a vedere insieme il circuito. Allora, tasto più, tasto meno per bloccare, il tasto più e il tasto meno, di nuovo 2 volte per sbloccarli. A questo punto, per bloccare il dispositivo, 5 clic sul tasto Fire. Da dispositivo bloccato, tasto Fire e tasto più per bloccare gli ohm, di nuovo per sbloccarli, tasto meno e tasto Fire per andare in stealth mode, cioè basterà ripremere 5 volte il tasto Fire e potete svappare senza mostrare nulla a display, praticamente modalità invisibile. Per tornare indietro, di nuovo 5 click e andiamo in normal mode, torniamo in questo menu. A questo punto, come ho detto, la box ha 8 profili. Per entrare in controllo della temperatura, da dispositivo bloccato dovremo premere tasto più e tasto meno e andremo in controllo della temperatura. Potremo scegliere se Fahrenheit, Celsius o di nuovo Fahrenheit. Ovviamente io lo tengo in off perché non lo uso. Tutti i tasti premuti, cioè tasto più, tasto meno, tasto Fire insieme, per andare a cambiare il materiale di questo preset, cioè il primo, di questo preset 1, cioè il primo profilo. Avremo i watt normali, il nickel, l'acciaio 316 e il titanio, per poi ritornare in watt. Per passare da un profilo all'altro dovremo fare 5 click per sbloccarla, andare a bloccare il più e il meno e premere 2 volte su o 2 volte giù e andremo su o giù per tutti i profili. Abbiamo il profilo 1 in watt, il profilo 2 presettato in nickel,
profilo 3 in acciaio, profilo 4 in titanio, profilo 5 in nickel, un profilo normale in wattaggio, un profilo rilassato in nickel 200 che sarebbe intorno ai 40 watt, un no preheat. Qua entriamo nel controllo della temperatura, ragazzi, non saprei come spiegarvelo. Se vi piace smanettare col controllo della temperatura avete anche il preheat, per poi ritornare al primo profilo. In tutto sono 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e torniamo al primo. Ok, queste erano tutte le funzioni della batteria praticamente, quindi adesso non ci resta che andarci a fare le nostre ultime 4 chiacchiere finali. E rieccoci qua con le nostre ultime 4 chiacchiere finali, ragazzi, su questa VT Inbox V3. Allora ragazzi, come negli ultimi video, prima di parlare voglio farmi qualche svapata. Allora, premettendo che io non sono andato dentro a questa box, perché questa box è praticamente Narnia, ok? Nonostante io non mi sia addentrato completamente nella box, perché la box comprende molte funzioni che sono legate al controllo della temperatura, vi devo dire che questa è una box che comunque è anche usata in modo semplice, come ve l'ho mostrata io, spacca veramente tanto, perché il circuito che gestisce tutto si sente, il DNA che c'è dentro si sente e si sente che la spinta è diversa dalle altre box che ho recensito fino ad adesso che non sono state DNA. Per quanto comunque fossero buone, ottime, avessero un'ottima spinta, un'ottima costanza, arrivassero a livelli simili del DNA, perché comunque io non mi sono mai trovato male con nessuna delle box che ho, sono sempre rimasto appagato da tutte le box che ho recensito, ma questa, ragazzi, questa è veramente il top. Per questo ha anche un costo, ovviamente, anche se voi andate a vedere il costo del circuito proprio, andate a prendere, ci sono siti che vendono solo la parte del circuito, praticamente il chip, e costa, solo quello costa, e un motivo sicuramente c'è. È un circuito che funziona da Dio senza nessuna pecca, l'erogazione è costante, la batteria è gestita in modo divino, ragazzi, perché ovviamente io la sto usando a 17 watt, così con lo speed mini 17, 16, 15 watt, e dura un'eternità, ragazzi. Non è da quando ho smesso di fare i liquidi, perché oggi come sapete ho fatto i liquidi, e comunque giorni indietro che ci smanetto e devo ancora ricaricarla, e sono neanche a metà, sono sopra della metà, insomma ho solo parole positive da spendere su questa box. Vi faccio vedere lo squonk, ragazzi, come di consueto, perché è una funzione della box. Appena mette fuoco vi faccio vedere la squonkata. Vabbè, come al solito perdo sempre del liquido, ma è per farvi vedere, ovviamente non va squonkata in laterale, va squonkata da sopra. Ad ogni modo avete visto che lo squonk basta premere poco e funziona da Dio. Intanto che vi parlo pulisco la goccia, vado a mettere il cap. Quindi ragazzi, ho veramente detto tutto su questa box. Vi ricordo dei miei social, Instagram, Facebook e gruppo Facebook. Lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto, o altrimenti una critica, a patto che sia costruttiva. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi saluto con una svapata. Ciao ragazzi!